Il problema è l'acqua alta. Allora, io credo che su questo vadano dette delle cose. Venezia ha sempre convissuto con l'acqua alta. Sì. Non significa, subito dopo, questo va detto, non siamo una città che è invasa dal Tevere in piena o dall'Adige in piena. È un'acqua che viene su lentamente, che poi scende e ha convissuto sempre con l'acqua alta. Questo non significa che da un certo momento in poi la gente vuole avere le case senza più quell'umido e quelle distruzioni che anche quest'acqua produce, questo arresto di attività economiche, quindi è giusto uscire dalle acque alte. E per di più, questa è la novità, la frequenza e l'altezza delle acque è molto aumentata. Questo cambiamento è avvenuto perché il sistema delicato della laguna, delle isole, della città ha subito delle modifiche prodotte dalla modernità, dall'industrialesimo e dalla modernità, che hanno causato questa situazione. Allora, se vogliamo uscire, dobbiamo cominciare a dire: usciamo attraverso gli stivali di gomma, che è un modo per non bagnarsi i piedi, usciamo costruendo delle barriere per tenere fuori l'acqua e quindi facciamo un sistema artificiale della laguna, o usciamo rimuovendo le cause? La prima domanda è questa, perché funziona su tutta la laguna. Tu tenti di portare, di dare una nuova autonomia di vita naturale antropizzata, perché Venezia, la laguna non è un sistema naturale, è un sistema molto antropizzato, però nel passato la presenza dell'uomo ha fatto in maniera che tutte le modifiche venissero sempre verificate e accettate dalla natura. Certo. E questa è la cosa. Quindi nessuno sta dicendo che viviamo sul Monte Bianco o che siamo dentro il Parco della Laguna, non è il Parco del Sara, è una cosa completamente diversa. Anzi, è bene che sia abitato, è bene che ci stia la gente, quindi è tutto collegato alla sua storia, però è bene che venga accettato. Allora, questo modo alternativo significa che tu, rimuovendo le cause, tenti di fare in maniera che questo sistema diventi di nuovo capace di autodepurarsi, capace di controllare la qualità dell'altezza delle acque, della frequenza. Il problema essenzialmente è che arriva troppa acqua. Troppa acqua e troppo velocemente, perché sono stati scavati le bocche di porto, dei grandi canali. Allora, tornare a recuperare queste cose non significa tornare a vivere come il 1800, significa pensare che Porto Marghera, per uscire dalla chimica e per avere occupazione, bisogna che si riconverta in un porto commerciale con i containers, e quindi avrà bisogno di navi, e nessuno dice di no. So delle navi di una certa dimensione, che le navi passeggeri che continuano a crescere di dimensione non possono passare per il bacino di San Marco, perché prima o dopo vanno a sbattere contro il Palazzo Ducale, è successo quasi l'anno scorso, perché distruggono le fondazioni e perché costringono ad avere una tale profondità al porto che non è possibile. Altrove, a Monaco, al Principato di Monaco, in un anno e mezzo, hanno costruito un porto galleggiante per tenere le navi grandissime. Allora tu porti le navi grandissime, sempre più grandi, fuori del porto di Venezia, fai un porto galleggiante, fai scendere le persone su una navetta e le porti dentro, e hai ancora, pensando alla letteratura, la gente che arriva a Venezia dall'acqua, come arrivava Achenbach al tempo di Thomas Mann a morte a Venezia, perché l'arrivo straordinario l'arrivo più bello in questa città è arrivare dalla parte dell'acqua. Facendo questo, alzando i fondali, ricalibrando il canale di petroli con una curva come era una volta, che è quello che mette in comunicazione il porto di Alberoni, sì,
con Porto Marghera, tu intanto riduci i volumi d'acqua. Quindi già cominci a dire c'è meno acqua che entra in laguna. Poi il vero problema è che il catino laguna è diventato più piccolo. Perché? Hanno ricavato, hanno tolto un pezzo grande per fare Porto Marghera, un altro pezzo per fare l'aeroporto, hanno preso 8.000 ettari delle valli da pesca che sono pubbliche, le hanno privatizzate facendo un argine di calcestruzzo, hanno fatto le casse di colmata, cioè delle zone interrate della laguna per gli sviluppi, sembrava magnifici e progressivi, dell'industria di Porto Marghera, la Marghera 2, la Marghera 3, la Marghera 4. Ho ridotto la quantità di acqua, ho ridato maggiore dimensione al catino, al bacino. Adesso devo fare una cosa per rallentarla. Siccome quando viene, viene perché c'è dei fatti naturali, le alte maree, dei fatti particolari ma ancora naturali che sono le sigizie o le quadrature, cioè quando la Luna e la Terra si trovano in certe condizioni c'è una maggiore attrazione, quando si somma le maree sono molto più alte. Per di più, se ci sono certe condizioni di vento o di scirocco o di bora, sud-est o nord-est, questo fa entrare l'acqua con una grande rapidità. Creiamo delle inerzie. Il metodo sperimentato in tutto il mondo, in Norvegia, in Olanda, si fanno delle navi, dei cassoni, delle navi porte, vuoti, con un piccolo motorino, che stanno vicino, galleggiano, quando serve, soprattutto nel periodo invernale, ottobre, novembre, quando è il periodo delle acque alte, le porti, le metti davanti, lasci il varco perché possono entrare le navi, ma lo restringi, le riempi d'acqua, queste affondano e creano praticamente una barriera, una prima barriera alla forza dell'acqua che entra. E le puoi utilizzare anche all'interno del porto come pennelli, che sono delle dighe trasversali perpendicolari alle dighe foranee, e quindi cominci a aumentare le resistenze. Il fondo stesso dei canali portuali può essere fatto con delle scabrosità. Tutto questo è stato studiato, fa ridurre fortemente la forza dell'acqua che entra. Allora, meno acqua, meno velocemente e meno violenza. L'insieme di queste sole tre cose, poi potremo parlare di tutte le altre, riduce da 22 a 27 centimetri l'excursus di marea. 22-27 centimetri significa che le acque che erano 1,40 m diventano 1,18 m, 1,15 m. Allora significa, attenti bene, questo è un dato che nemmeno i commercianti di Venezia vogliono capire, è l'esempio che faccio sempre, 2003, 94 acque alte hanno invaso Piazza San Marco, che è uno dei punti più bassi, 94 volte è arrivata l'acqua, delle volte 10 cm, delle volte 30 cm, 40. Se il Mose fosse stato già costruito, quindi la situazione di fra 12 anni, tre acque alte sarebbero state eliminate. Se facciamo queste cose di cui parliamo adesso, di cui dicevo adesso, 91 acque alte sarebbero state eliminate. Perché? Perché il Mose può essere utilizzato solo quando le acque alte superano 1,20 m, 1,10 m, 1,20 m. Gli esperti che hanno valutato il Mose e poi lo hanno anche approvato hanno detto che c'è un grande rischio, quello della risonanza, cioè siccome i portelloni sono che sono questi elementi che si alzano e rimangono incenerati sul fondo fluttuando, in certe particolari condizioni di vento e climatiche, il rischio è che entri in risonanza, che è un fenomeno fisico, per cui questi si muovono invece che muovendosi ognuno per conto proprio, si mettono a muoversi tutti insieme, quindi avviene un meccanismo di somma degli sforzi sulle cerniere, sì, che sono subacquee, e può saltare tutto l'insieme.
Loro hanno fatto un preventivo iniziale, sul quale non sono più ritornati, tra l'altro, è di 8.000 e dopo portato, mi pare, a 10.000 miliardi di vecchie lire. Quindi sono 4 miliardi di euro, dai 4 ai 5 miliardi di euro. Fai calcolo che i costi delle opere alternative, adesso credo che sarà molto importante andare ancora più nel dettaglio se si va avanti, ma puoi calcolare il 25%, cioè 75% di risparmio. Cioè è enorme la differenza.